La vocazione per me è sempre stata qualcosa di misterioso, nel senso che supera ogni possibilità, ogni mia capacità di comprenderla. Io sono a Gerusalemme dalla Pasqua del 2013 e vivo all'interno di un ospedale con la mia comunità. Posso dire che mi sto rendendo conto di quanto il Signore effettivamente sia grande, di come non finisce mai di stupirti. Ogni vocazione è una chiamata continua. Io pensavo di aver mai terminato con queste chiamate, questi stravolgimenti. Mistero per me non dice qualcosa di incomprensibile, ma dice qualcosa di inesauribile. E la vocazione, io ormai ho quasi 70 anni, è inesauribile. È una chiamata dentro la chiamata, no? Però in realtà non vedo divise queste due cose, no? Il desiderio di seguire il Signore e di stare con Lui e di essere un'infermiera. Non pensavo ormai più che sarei ritornato a lavorare, invece il Signore ha fantasia e in ogni caso ci chiama continuamente. Sembra che noi non facciamo niente, di fatto a livello sociale siamo un po' inutili, però siamo questo segno di un amore grande che ci fa vivere, ecco, in un luogo che sembra ristretto. Non mi sono mai così sentita al centro del mondo, perché in realtà qui entrano tutti. L'insegnante di religione ci ha chiesto una mattina, così a bruciapelo, perché venite a scuola? E io, siccome ero nel primo banco, un po' come quelli che fanno un po' più confusione, comincia tu. Ho risposto io di getto e ho detto: io vengo a scuola per non sprecare i doni che il Signore mi ha fatto, farli fruttare e metterli a servizio degli altri. Ho seguito sempre questa chiamata interiore. Particolarmente qui a Bergamo è arrivato l'uragano e quindi lo sgomento che poi è diventato dolore. Siamo stati insieme, questo sì. Forse abbiamo condiviso molto meno rispetto alla normalità. Diciamo che abbiamo riscoperto, ecco, forse questa la dimensione della chiesa domestica. Sicuramente si è sentita la mancanza della messa, la gioia di incontrare le persone a cui vuoi bene o che vedi solo la domenica, no? Ecco, questo è mancato sicuramente. Aspettavo di terminare l'università, avevo assolutamente orientato la mia vita su altri progetti e invece, sai, fino a che lo mettevo insieme io la mia vita, veramente vedevo molto chiaro e anche molto lontano. Nel momento in cui il Signore si è presentato, quello che è successo è che guardando indietro io vedevo chiaro